Vincenzo De Santis. Abbiamo qui con noi Antonio Palumbo e Mariangela Barbanente, che invito a raggiungerci qui. Ciao, ciao. Ciao. E allora, due parole su questo splendido docufiction, chiamiamola così. Prego. Comincio io. Buonasera, buonasera, grazie per essere venuti a vedere questo film. E come nasce questo film? Una storia vera, un personaggio che negli anni 60-70 a Bari spopolava per le strade, un personaggio sui generis, molto colorato, vedrete insomma. E essere diversi, ma in senso lato, a Bari negli anni 70 era veramente difficile. E per lui che ha urlato la sua diversità, la sua omosessualità, urlato nel vero senso della parola, è stato ancora più difficile. Barichina era fondamentalmente un diverso fra i diversi, perché è stato anche messo da parte dalla comunità di omosessuali un po' più snob che c'era, erano meno urlati. Quindi assisterete a questo film e vedrete un po' l'excursus sia di una città del sud, di una provincia qualsiasi, e sia di un personaggio che ha avuto la forza e anche l'incoscienza di essere quello che era a discapito di quello che sembrava. Grazie. Mariangela? Io volevo giusto raccontare un aneddoto che riguarda una delle proiezioni che abbiamo fatto a Bari di questo film. Bari è la nostra città, era la città di Lorenzo, e ovviamente tutti ancora se lo ricordano. Infatti abbiamo fatto due proiezioni e credo che in due proiezioni abbiamo collezionato almeno 1000 spettatori. E in una di queste persone c'era mio padre, un signore di 80 anni che mi ha chiesto a un certo punto: ma perché mi è venuto in mente, non avevo ancora visto il film, ma perché mi è venuto in mente di girare un film su un personaggio così squallido, ma che cosa aveva di così interessante Marichina? Per cui se lo ricordava come una persona appunto sguaiata che incontrava per strada, faceva il posteggiatore oppure passeggiava nella zona della prostituzione sul lungomare di Bari, dove c'erano alcune case chiuse e lui faceva da chaperon in una di queste case. Alla fine del film lui è arrivato con gli occhi lucidi, mi ha abbracciato e ha detto: avete fatto un bellissimo film perché avete raccontato un dramma, una tragedia attraverso le risate, e soprattutto ho capito che Marichina non era così squallido. E questa cosa secondo me ha significato per me che avevamo colto l'obiettivo di quello che volevamo fare. Volevamo raccontare chi c'era dietro la maschera, perché Lorenzo aveva cercato di designarsi e collocarsi, trovare una sua identità urlando al mondo quello chi era, andando oltre quello che profondamente era, cioè una persona che voleva essere se stessa, e in quella città, in quell'epoca, non gli era permesso. Grazie, è sempre un piacere ovviamente rivederlo, cioè, chiaramente l'avevo già visto, ma vederlo sul grande schermo, come tutti i film, ovviamente ha un altro impatto. E bello anche la terza volta, insomma. No, tra l'altro devo dire che una bellissima storia che si lega con tutto il pomeriggio sugli anni 70, perché poi appunto Dominò anni 70 e la Giacapra anni 70, quindi è un tema interessante. Poi, come dire, ben fatto, Marichina, commovente, forte, un pugno allo stomaco, insomma. Quindi siete riusciti proprio a raccontare quello che era, insomma. Grazie. Abbracciamolo, no? Io abbraccio Pasquini. Piacere. Ho presentato al Biografilm lo scorso giugno, se non sbaglio, e insomma, sta girando. Mi sì, la prossima settimana lo presentiamo al primo festival straniero, spero che ne seguano altri, andiamo a Cluj in Romania, in un festival LGBT. E siamo curiosi di vedere quale sarà l'impatto con un pubblico straniero, anche se la Romania credo assomigli abbastanza all'Italia. Ci sono domande per Valentina? Sono timidi come se... Una mano! Ecco! Una mano! La domanda sciocca è semplice: perché un docufilm e non un film proprio? Sì, te lo spiego io. Perché il progetto Memoria era un bando che prevedeva dei cortometraggi o dei documentari corti di massimo 20 minuti su dei protagonisti o dei temi pugliesi.
e noi dovevamo fare un corto di docufiction perché i soldi erano pochi e dovevamo farlo di 20 minuti massimo. Poi il premontato, siccome avevamo delle deadline molto strette, abbiamo presentato un premontato di un'ora più o meno, sapendo che poi avremmo dovuto tagliare, non sapevamo dove, però. E quando l'abbiamo fatto vedere alla Puglia Film Commission, loro ci hanno detto: ma a noi piace così. E ho detto: dove lo tagliamo? Da nessuna parte, tanto i soldi che vi abbiamo dato quelli sono, quindi voi siete riusciti a fare una cosa più lunga, ben venga. Infatti volevo approfittare, grazie per questo incipit, con al 99,9% il film uscirà nei cinema a febbraio, ed è una grande conquista perché far uscire nei cinema un film, un docufilm di 52 minuti in Italia non è una cosa facile, quindi siamo molto contenti, e questo lo dobbiamo al pubblico che nelle poche proiezioni che abbiamo fatto ha risposto alla grande, quindi grazie a voi che rappresentate il pubblico. Ovviamente saranno di quelle uscite con i trailer su tutte le TV nazionali, no? Insomma, sì, sì. Le prime pagine sui giornali, per cui sarà facile capire dove lo danno, in quale cinema lo danno. Vabbè, piano piano, insomma. Volete fare qualche altra domanda? Sì, mano, ecco. Lassù. In Cina? Beh, la memoria di Marichina è ancora molto presente, soprattutto negli over 40, nelle persone sopra i 40 anni, e soprattutto nei quartieri dove lui ha vissuto e ha girato particolarmente. Per cui la cosa incredibile è che quando vedevano l'attore circolare per le strade, tutti capivano che era Marichina. Cioè non aveva bisogno di spiegare che stavamo girando un film su Marichina, lo riconoscevano subito. E poi ovviamente sono arrivate le esegesi, per cui arrivava il tizio che diceva: no, ma però gli occhiali li portava così, no, ma i capelli erano fatti in quest'altro modo, ed erano sempre contrastanti tra di loro. Però la cosa interessante è che veramente Marichina a Bari è ancora un fantasma, una presenza, perché è ancora nell'immaginario di gran parte della cittadinanza. Maggior parte delle offese che si sentono nel film provenire da persone più o meno, insomma, invisibili, non erano attori o comparse, era il popolo che vedeva passeggiare Marichina dopo 30 anni e aveva bypassato l'informazione che fosse morto e ha ripreso a insultarlo come 30 anni prima. Quindi... anche perché bisogna dire che non tutti sapevano che fine avesse fatto, se fosse morto. Qualcuno pensava che fosse andato insieme ad Elvis, a Marilyn, così. E infatti questa idea di girare questo lavoro su di lui è nata perché un giornalista della Gazzetta si è incamonito 3 anni fa e ha fatto una sua indagine, una sua inchiesta per capire che fine avesse fatto, scoprendo che era morto di diabete, poi alla fine era quello che l'ha portato alla fine dei suoi giorni, a poco più di 60 anni in un ospizio nella provincia di Bari. Un ospizio, insomma, una casa di riposo per anziani, però appunto c'è anche chi diceva che era morto di droga, chi diceva che era morto di AIDS, insomma chi ancora viveva da qualche parte, e quindi in qualche modo abbiamo voluto chiudere una parabola, cioè raccontare a tutti qual è stata la fine, il finale di questa vita. Anche perché a Bari per gli over 40 Marichina è sinonimo di omosessuale, anzi di ricchione, perché in quel periodo lì esattamente era quello, esatto. Un'ultima domanda, fatecela. Yeah. Ecco, Andrea Pini. Andrea Pini, vai. Ma mi ha colpito che non c'è nemmeno un'immagine di Marichina se non quella della tomba. Allora mi chiedevo, è una scelta registica o non avete trovato immagini? Perché purtroppo spesso succede che, soprattutto in situazioni di povertà, di emarginazione, poi arrivano le famiglie nel momento della morte e fanno sparire tutte le documentazioni delle persone, no? del congiunto che hanno rifiutato e tenuto emarginato per tutta la vita. Mi chiedo, è successo anche in questo caso? Cioè qualcuno è andato lì, ha buttato tutto nella spazzatura e di lei non è rimasta nemmeno una foto? No, è una scelta perché l'unica fotografia in cui abbiamo voluto mostrare Marichina è quella tagliata, quindi nell'unica fotografia lui non c'è. Ne avevamo un paio, poi alla fine abbiamo scelto di farlo vedere soltanto alla fine, quando l'attore si svela e rende omaggio al personaggio che ha interpretato, questa scelta scenica, quindi è stato voluto. Non ce n'erano tantissime, però un paio ce ne avevamo.
Sì, alla fine delle riprese, però abbiamo potuto, volendo, anche inserirla perché non è in fase di montaggio, è emersa una fotosegnaletica. Cioè, c'è stato lo stesso giornalista della Gazzetta che ha continuato la sua ricerca e ha trovato una sua foto tratta direttamente da una carta d'identità in un casellario giudiziario. E poi ce n'era una quando era già in casa di riposo sulla sedia a rotelle, che non era molto dissimile da quella che poi avete visto sulla lapide. Capello corto, insomma, d'ordinanza, perché ormai era alla mercé di altre persone, non era più lui a curarsi, ma erano gli altri. Però la camicia a fiori, perché quella ce l'aveva sempre. E comunque diciamo che la scelta della docufiction, diciamo che questa storia meriterebbe un film a sé, una storia, un bel 90 minuti di film. Però la scelta della docufiction era nata perché non abbiamo trovato materiali di repertorio, avevamo tantissime testimonianze ma nessun materiale d'archivio, e quindi abbiamo pensato che piuttosto che avere soltanto teste parlanti di persone che raccontavano di quando avevo conosciuto Varichina, potevamo provare a ricostruire la sua, alcuni momenti della sua vita attraverso un attore, grazie ad un attore. Infatti dobbiamo anche soprattutto ringraziare Totò Onnis, perché è riuscito a dare veramente tridimensionalità al ricordo che tutti avevano di Lorenzo De Santis. Noi abbiamo provato a contattare la famiglia, siamo riusciti a trovare soltanto una sorella di Lorenzo De Santis, all'epoca dei fatti, cioè all'epoca quando abbiamo girato, più che novantenne, e la figlia e il genero ci hanno cacciato a male parole, come si suol dire, dicendo che la mamma aveva già sofferto abbastanza a causa del fratello, quindi chiusura totale. Avevamo provato anche a girare questa citofonata, però per diversi motivi poi non l'abbiamo montata. Anche perché rischiavamo una denuncia. Grazie. Speriamo di vedervi presto con altre produzioni. Speriamo. Grazie a voi per averci invitato, grazie a voi per essere venuti oggi e buon festival. Grazie.